Solenne riunione alla Corte dei Conti. Sono presenti Einaudi e Scelba, che ha aperto la cerimonia. I ministri Saragat, Villavruna, Romita, il sindaco di Roma. Questa magistratura è la suprema garanzia dello Stato di diritto. Il dottor Cosatti consegna al nuovo presidente, dottor Carbone, la formula del giuramento. L'attività, la pronta azione della Corte, ricorda il neo presidente, interessano il Parlamento, il governo e il paese. Corsa di Seppà, la massima competizione norvegese di canni da slitta. 65 chilometri in 2 giorni, con la notte intermedia trascorsa sulla neve, sia dagli animali che dai conduttori. I tiri a 3 sono le grandi cilindrate. Proibiti gli aiuti, proibito aizzare i corridori con sistemi violenti. Le zampe non debbono risultare martoriate dallo sforzo. Rifornimento volante. Più emozionanti le prove a protagonista unico. Raguardo, meglio rimetterci il fondo dei calzoni che la vittoria. Delegazione dei vigili italiani davanti alla tomba sotto l'arco di trionfo. Corona al caduto di una guerra che Francia e Italia hanno combattuto insieme. Forse i loro padri l'hanno conosciuto sulle Argonne o sul Piave. E adesso per un giorno rendono omaggio a Parigi che li ospita, regolando la circolazione nei più affollati crocicchi. Vengono dalle Alpi, dalla Sicilia, dal Tirreno, dall'Adriatico, dallo Ionio. Sappiamo che sono poliglotti, ma oggi mostrano di avere il francese sulla punta delle dita. Si esprimono a perfezione. Ma i milanesi dimostrano una volta di più che Parigi è una piccola Milano.